Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla linea, sulla serie di Resident Evil 2 Remake per PS4. Allora, nell'episodio precedente abbiamo fatto diverse cose, tra cui abbiamo trovato tutti e tre i medaglioni, abbiamo sbloccato la via per quanto riguarda sotto la dea e abbiamo avuto la nostra prima boss fight contro quello che mi sembrava proprio il boss finale di Resident Evil 1. Quindi, forse c'è stato un riutilizzo dello stesso boss, ma comunque non è un problema. Adesso quel boss non è morto perché l'abbiamo solo visto cadere dal cornicione, chiamiamolo così, cadere da qua sopra, e poi si è sbloccata una scala. Quindi Leon ha detto che forse qualcuno ci sta controllando. C'è una leva, cosa mi fa fare? Ok, fa spostare questo. Ok, così che io possa passare, va bene. Ok. Ci sono altri modi per passare? No, questi forse me li ricordo. Boh, comunque non è un problema. Avevo preso anche l'arma di Wesker per quanto riguarda maggiore potenza, e infatti mi ha aiutato molto. Ulteriore spazio? Ok. Cioè, tu credi davvero che mi possa servire ulteriore spazio? Ok, allora andiamo a depositare la gemma perché non mi serve davvero. Questa no, non la combinerei. Appena io voglio trovare una blu, così posso combinarla. Basta, sono a posto così. Ok. Saliamo, non abbiamo altra via. Vi ricordo che per risalire da sopra, questa è una scena, non ho io il comando. Per risalire là sopra mi serve una specie di manopola, presumo io. Questo è il parcheggio. Ok, vai. Nel parcheggio mi ricordo che c'erano i cani. Sono io che mi sbaglio, eh. Posso anche sbagliarmi, eh. Infatti li sto sentendo i cani anche. Questa è chiusa. Qui mi servirà come una specie di scheda, infatti. Che non ho. Damn. Need a key Tessera. card. Eccoli, quello che vi dicevo, ragazzi. I cani che sono, Gotta be kidding me. credo, uno dei più. Who is that? Stay sharp. Ada Wong. Ti ha Lower it. appena salvata la vita. Finta, FBI. credo, eh. Sorry. Thank you. Ancora vivo? For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Adesso la luce è rossa, è verde. Prima era rossa.
La cosa buona è che ancora il cane c'è, eh? Così possiamo anche osservarlo. Oddio. Allora, io sono curioso nel vedere cosa ci sia da questa parte, però. Ora poi ci andrò anche da quella parte, però. Ok. Vediamo da qua cosa c'è. Le celle. Munizioni. Ok. Mappa centrale di polizia. Ok, noi siamo qua. Qua c'è il parcheggio dove eravamo prima. Lettore schede. Ok, questa era chiusa. Ah, questa è quindi tutta la parte dove dovevo andare adesso. Perché da questa parte ci dovrebbero essere solo delle celle a cui noi non possiamo andare, vero? Allora, da qua non si può andare. Sono chiuse? Forse sì. Guarda ragazzi, io li provo tutte, eh. Non vorrei che ce ne fosse una libera. Mi ricordo che c'era qualcuno che era dentro. A real human. Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Si sono aperte le celle? Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. Coming. What? What's coming? Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. Il Tyrant dovrebbe essere. It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Allora,
Da qui mi servirebbe, non so cosa mi serve. L'attrezzo che mi serve per risalire. Bene. Nota quadro elettrico celle. Il quadro elettrico è fuori uso. Potrebbe il responsabile occuparsene al più presto? Come ormai noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo ci serviranno quei componenti per quadro elettrico fuori produzione. Alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Addendum. Ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di questi componenti. Il tizio venuto a riparare la campana della torre dell'orologio dovrebbe averne un altro. Qualcuno può fregar chiederglielo cortesemente? Quindi mi servono questi componenti per il quadro elettrico, così che io posso. What in the world? È inquietante, eh? Mi servono quindi questi componenti affinché io possa. Questa non l'avevo vista. Non c'è il. Appunto, non c'è energia nel quadro elettrico, quindi non possiamo utilizzarla. Perché ho l'impressione che si aprono adesso? Non lo so, mi sembra tutto troppo tranquillo. Tu che fai? Ok. Allora, quindi a questo punto andiamo direttamente. Voglio esaminare questo. Manovella, una manovella per un meccanismo con l'attacco quadrato. Adesso quindi andiamo direttamente nella sala dove siamo scesi. Giusto? Noi siamo venuti da qui. Non possiamo più scendere. Quindi dobbiamo per forza andare da questa parte. Presumo sia un parcheggio. Torcia. Dobbiamo trovare il modo per ritornare là sopra. Qui siamo come un. Nota smaltimento attrezzature. Oggetto da smaltire, chiave del volante, della volante 7439. Io me lo scrivo, ragazzi, eh. Dettagli, chiave piegata e inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. Scatola. Quante cose tutte in una volta. Apriamo questa scatola, scatola di latta, c'è qualcosa all'interno, aprila dai. Una chiave molto consumata. La chiave d'accensione di una macchina, il pettine è piegato. Ok, ci sono dei tasti da premere. Quindi poi mettendoci vicino a una macchina possiamo aprire il bagagliaio di una macchina a questo punto, credo. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio e la cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso. Non fatelo, mi raccomando, ci vediamo allo zoo. Un abbraccione dal vostro Mr. Raccoon. Qui serve di nuovo la chiave. Ah, ok, qui siamo. Ci sono due cadaveri che credo si rialzino. No? Vabbè, spariamo. Questi sono i Mr. Raccoon. Ok. Abbiamo ottenuto il. Ok, abbiamo ottenuto il trofeo caccia al procione.
Non vi rialzate? Ok. Mi sembra tutto fin troppo facile, eh? Ok, allora ritorniamo lì dietro. Voglio ritornare al parcheggio, voglio vedere se si apre qualche macchina. Ok. 74-39. Ah, proprio questa. Ce l'ho davanti. Cos'è? Calcio per la Matilda. Ottimo. Combina con la Matilda. Matilda, quindi abbiamo più stabilità. Si è presa già due. Ah, possiamo anche rimuovere le parti. Riponi l'arma. Scelta rapida, combina, ok. Questa consente di sparare una raffica di 3 proiettili per volta. Ah, ok. Ottimo. Ottimo. Ok, allora continuiamo da questa parte. Qui credo che appunto qui non si può passare. Qui la porta è rossa, quindi assolutissimamente no. Quindi l'unica strada è da questa parte, sulla destra, sulla sinistra. Ci sono dei cani. Ho sentito. Li ho sentiti. Erba blu. Pianta blu. Una pianta blu nativa delle montagne Arklay può essere utilizzata per rimuovere le tossine dal corpo. Se già me le stai dando, significa che sono molto vicino a dove ci sono i ragni. E qui ci saranno adesso i cani. Ok. I cani non so come batterli, eh. Fucile non ci sono, dai. Con un colpo di fucile ce la facciamo. Wow, quanti si. Qualcosa si è aperta però, eh. Ho sentito una cella che si apriva. No? Posso anche sbagliarmi, eh. Ok, sono vuote. Allora, andiamo da questa parte. Vediamo cosa troviamo da questa parte. Obitorio. Referto autoptico numero 53477. Ragazzi, io ve l'ho detto, eh. Ogni numero che trovo io me lo scrivo. Nome del deceduto: Justin Hanson. Maschio caucasico, 39 anni. Referto: trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto è un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Quindi io posso letteralmente aprirli? Perché ho paura? Ho paura anche di aprirli? Ok, chiudiamoli. Ma devo fare per ognuno? Oddio. Ah, beh, se ci sono queste cose dentro, tanto piacere.
La chiave di quadri. Calmati, eh. Ce n'è uno alla mia destra, eh. Lo so. Ok. Beh, questo a questo punto lo possiamo togliere. Qui non c'è niente. Ormai voglio vedere queste ultime tre, sai. Non si sa mai. Oddio. No, ti richiudo subito. È inquietantissima questa. Ok. Abbiamo finito, ragazzi. Quindi abbiamo recuperato la chiave di quadri. Molto bella, sempre. Una chiave dall'impugnatura a forma di seme di quadri. Molto bella che cambi colore. Viola e rossa. Mi piace molto guardare anche questi dettagli, che possono sembrare inutili, ma a me fanno molto piacere. Quindi qui abbiamo, possiamo utilizzare la manovella. Credo che non sia l'unico utilizzo della manovella a questo punto. E si sale. Perfetto, la manovella ce l'abbiamo ancora. Ok. C'è qualcuno. Scatola componente elettrico. Ok, a questo punto posso scartare la chiave e andiamo a esaminare questa. Si può aprire? Perfetto. Ok. Un piccolo componente elettrico. Non mi dici nient'altro, vero? Componente quadro elettrico. Ok, un componente di un quadro elettrico, basta. Allora, qui non c'è nient'altro. Ci saranno dei nemici, perché li sento, che non ho ben capito ancora se sono dei... No, non la prendo però. Se sono degli zombie o dei cani, eh. Però possono essere anche dei leaker, quindi è meglio camminare piano. Ok, quindi da questa parte dovrei fermare. Dovrei accendere tutti. Allora, sicuramente dovrei far fermare tutte e due nella barra rossa, eh. Ok. Ho aperto la porta dall'altra parte. Qualcosa sta arrivando. I cani. Dai. Ma come cavolo fa? Ok. Guarda. Cioè, cercava di attraversare, bellissimo. Cercava di attraversare da questo buco. Adesso, quello che dovrei fare... Oh, oddio. Dov'è?
Ok, quello che dovrei fare quindi a questo punto è ritornare indietro e andare dove c'era la porta sbarrata, giusto? Non ho di nuovo colpi. Io ho di nuovo l'inventario pieno. Eccoci qua. Non posso andare indietro perché siamo di nuovo nella casa? Non ci credo mai. Siamo di nuovo nella casa? Rossa, macchina da scrivere. Accendiamo la luce, dai. Ok, ma mi sembra di essere di nuovo nella casa, eh. Comunque, vediamo cosa possiamo togliere. Possiamo togliere la pistola, uno spray medico. Basta. Ma anche questa forse sì. Sì. Ok. Questa o altre cose? No, va bene così. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Grazie per la visione. Mi raccomando di lasciare un like e di commentare se vi è piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo episodio.